La Puglia avrà presto un numero unico per le emergenze, se ne parla da tempo, ne era prevista l'attivazione già entro la scorsa estate. In compenso dovrebbe concretizzarsi entro i primi mesi del prossimo anno. A fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto è stata la stessa numero 2 della Polizia, Maria Teresa Sempreviva, in prefettura a Bari, alla presenza dei prefetti delle singole province della regione. Il meccanismo europeo prevede che sia un centralino unico al quale verrebbe affidato il numero 112 attualmente in forza ai carabinieri a smistare le chiamate dei cittadini. Le telefonate verrebbero girate a seconda della necessità e soltanto dopo la localizzazione di chi sia dall'altra parte dell'apparecchio alle forze di polizia e ai vigili del fuoco oppure ai servizi di soccorso, il 118 insomma. 3. Le sedi alle quali pensano da Via Gentile, rispettivamente a Foggia, Modugno nel Barese oppure in provincia di Lecce, in uno schema che inizialmente le vedeva sovrapposte a quelle della Protezione Civile. Perché sono state unificate queste funzioni? Perché è necessario, per evitare l'ingolfamento delle sale operative e per avere un'integrazione di informativa tra le varie sale operative, avere un filtro che in maniera più rapida localizzi il chiamante, stabilisca la materia di cui si tratta e scelga il numero competente per poter realizzare meglio l'intervento. Apparentemente è un doppio passaggio. Qualcuno, sbagliando, pensa che questo potrebbe allungare i tempi soprattutto del 118. Non è così, perché se la centrale del 118 riceve la chiamata già filtrata, quindi senza tutte le telefonate, diciamo così, improprie, il 118 lavora solo sui casi di sua competenza, ha più disponibilità alla risposta, può rispondere prima e soprattutto è in grado di avere immediatamente i dati essenziali per poter pensare solo alla questione sanitaria e non invece alle volte addirittura intervenire su situazioni tipo incidenti stradali, conflitti familiari o cose di questo genere che rischiano di far perdere molto tempo al 118.